Eccoci, inizia la diretta, la prova di questa diretta per provare a spiegare il progetto di riqualificazione di Piazza Buonamici. Sapete, questa amministrazione da qualche mese ha presentato e ha affermato la volontà di riqualificare l'importante parte del nostro comune che è Piazza Buonamici. Perché riqualifichiamo Piazza Buonamici? Riqualifichiamo Piazza Buonamici, che è uno degli angoli più belli di Comano, perché non è più una piazza, perché quella è diventata esclusivamente un parcheggio, perché quel parcheggio non valorizza la piazza, non valorizza quello che sta intorno alla piazza, e quindi abbiamo deciso di fare un investimento. Di fare un investimento importante su quella piazza. Noi avevamo detto in campagna elettorale una cosa importante che ritengo sia molto vera, e cioè che le nostre piazze, alcune piazze, devono diventare dei luoghi di incontro, dei luoghi di relazione, non solo posti dove parcheggiamo le nostre auto, che è importante. È chiaro che il parcheggio è importante, ma non può essere solo quello. Allora, su alcune piazze stiamo facendo dei ragionamenti. Una è Piazza Buonamici, cui lavori partiranno fra un paio di mesi, 2 o 3 mesi. L'altra è Piazza della Repubblica, dove stiamo ripensando insieme all'Università di Firenze, al Dipartimento di Architettura, come riorganizzare la piazza. Quindi l'idea nasce dalla campagna elettorale, quindi nasce ormai da 4 anni fa, condividendo con molti cittadini la necessità di far rivivere quel luogo, di creare una piazza vera. Intanto, per chi ci segue, chiaramente è possibile fare domande, cercherò di rispondere per come è possibile. Allora, cosa facciamo in questa diretta? Provo a spiegarvi il progetto, provo a condividere con voi le difficoltà che ci saranno in termini di parcheggi, per cercare di spiegarvi come pensiamo di risolverle. E poi infine un cenno sulla partecipazione dei cittadini. Allora, intanto, quando abbiamo iniziato a parlare di Piazza Buonamici, l'abbiamo detto: non metteremo mano a Piazza Buonamici fino a quando non avremo recuperato i posti auto che toglieremo. Questa è stata la nostra prima idea. E quindi oggi noi ci affrontiamo la riqualificazione della piazza, sapendo che una parte di questo lavoro l'abbiamo fatto, non tutto, ma andiamo con ordine. Provo a farvi vedere di cosa stiamo parlando. Questa è un primo rendering di come verrà Piazza Buonamici. Allora, come vedete da questo rendering, la piazza verrà divisa in due. Una parte rimarrà piazza adibita a parcheggio, la parte destra, dove si vedono anche disegnati gli stalli di sosta, mentre una parte verrà pedonalizzata, la parte chiaramente più vicina ai caseggiati e a Via Dante, al centro storico. Questa piazza sarà quindi una piazza dove non ci si parcheggerà più le auto, una piazza che cercheremo di restituire ai cittadini con gli arredi, cercheremo di restituire ai cittadini con un po' di alberature, cercheremo di restituire ai cittadini con una bella seduta angolare che vedete in basso a sinistra, e anche con una piccola fontana che trovate nel lato destro della piazza, una piccola fontana che servirà per far giocare i bambini, di quelle fontane che sono a raso, dalle quali escono gli zampilli di acqua per far giocare i bambini. No, Matteo, quell'ottagono è una fontana, spero si veda nelle prossime immagini. Quindi quella lì è una fontana a terra, quindi potrà essere calpestabile, non ci saranno problemi, e servirà semplicemente d'estate per far giocare i bambini, come spesso si vedono in tante città italiane e non solo, i bambini con l'acqua. Quindi questa è un po' l'idea, quella di pedonalizzare metà piazza e di risistemare, ripavimentare l'altra metà della piazza, adibendola a parcheggio.
Questi sono alcuni dei rendering che sono stati realizzati per il progetto. Un progetto importante, stiamo parlando di un progetto che vale qualcosa come 511.000 euro, quindi un progetto importante anche economicamente. Questa cifra che vi ho detto è il costo da mettere a gara, quindi sarà minore. Matteo, spero che i genitori non ci portino i bambini d'inverno, se no insomma non è responsabilità nostra, anche perché probabilmente d'inverno rimarrà chiusa senza acqua. Quindi sì, Mike, le fontane che spesso si vedono in molte città europee, quelle a raso con gli zampilli che escono da terra. Questa è la parte della piazza che invece rimarrà a parcheggio ad utilizzo dei residenti e delle attività commerciali, e ancora non abbiamo deciso come disciplinare quel parcheggio, se con una parte di questi posti a discorare o gli altri per i residenti. Ci stiamo pensando e ci penseremo chiaramente prima della sua realizzazione. Quindi l'idea insomma è un po' questa, è quella di realizzare una piazza da restituire ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di posti dove le persone si possono incontrare, dove i bambini possono passeggiare tranquillamente, dove insomma ci sia un minimo di relazione, anche perché io credo che questo intervento riqualificherà molto la zona e i posti circostanti. Penso ad esempio che lì mi piacerebbe moltissimo che nascesse un esercizio commerciale per poter mettere i tavolini in piazza e per poter passare dei momenti insieme agli amici ad un tavolino bevendo qualcosa. Abbiamo bisogno anche di questi posti. Vi faccio anche vedere il progetto, non so quanto si vedrà, ma insomma diciamo questo è il progetto, una delle tavole del progetto dove vengono anche contati i parcheggi. Io so che il tema dei parcheggi è un tema principale. Oggi toccando i parcheggi si pensa di toccare la cosa più cara che abbiamo. Non è sempre così. È chiaro che i parcheggi sono fondamentali in quell'area anche per le attività commerciali oltre che per i residenti, però non sono tutto. Se c'è un'alternativa praticabile, vera, i parcheggi non sono tutto. Quindi affronterei la parte centrale, quella che chiedeva anche adesso Matteo. I parcheggi, che fine faranno i posti che perdiamo, quanti posti perdiamo? Ho provato un po' a realizzare un grafico delle immagini per farvi vedere cosa è successo ad oggi e cosa succederà in futuro. Allora, da questa riqualificazione noi perderemo 15 posti auto. 15 posti auto chiaramente sono i posti auto quelli ufficiali. Poi sappiamo che abbiamo il vizio di parcheggiare ovunque ci sia lo spazio per mettere l'auto, ma i posti ufficiali disegnati che perdiamo sono 15. Vi ho detto prima che ci eravamo presi l'impegno di trovare in quella zona, già prima di parlare di lavori, i posti che avremmo tolto. Allora, dal lavoro che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura, in via Fabbri noi abbiamo guadagnato 19 posti auto. Quindi capisco, sto parlando di un intervento fatto 3 anni e mezzo fa, è difficile rivenderselo oggi, però per onestà intellettuale bisogna lo dica. Noi all'inizio della nostra legislatura, senza togliere altri posti, ne abbiamo guadagnati 19 in via Fabbri, spostando il lato dei parcheggi. Chiunque può verificare e sa che è andata così. Certo non basta perché è un intervento fatto 3 anni e mezzo fa, e mentre noi quest'estate andremo a togliere i posti in Piazza Buonamici, quindi via Fabbri ormai sono posti già acquisiti. Noi abbiamo fatto anche qualcosa di più, però non solo via Fabbri. Noi abbiamo riaperto un parcheggio
il parcheggio di Montalloro, un parcheggio che era non completato, quindi non sono mai stati posti disponibili, un parcheggio con 38 posti auto. Io so che Montalloro non è dietro l'angolo rispetto a Piazza Bonamici, non è adiacente, c'è da fare una piccola salita, però personalmente sono andato a piedi e ho verificato quanto tempo ci vuole, sto pensando soprattutto ai residenti, quanto tempo ci vuole a parcheggiare l'auto nel parcheggio di Montalloro a venire in Piazza Bonamici. Beh, ci vogliono 3 minuti. Ci vuole qualche minuto in meno, se affrontiamo la discesa, qualche minuto in più al ritorno quando affrontiamo qualche secondo in più al ritorno quando affrontiamo la salita. Sono 3 minuti. Non solo. E chi gira per il paese avrà visto che dall'8 di gennaio, quindi da 3 giorni fa, abbiamo iniziato un altro cantiere che è la realizzazione del parcheggio, al parcheggio degli ex macelli in via Mazzini, in Viale Mazzini, con ulteriori 39 posti. Quello oggi è un campo di terra dove in alcuni casi ci viene parcheggiato, ma soprattutto in questa stagione è impraticabile per il fango e per le pozze. Beh, abbiamo iniziato il cantiere. Fra una trentina di giorni quel cantiere finirà e lì ci saranno 39 posti da utilizzare. Da lì a Piazza Bonamici, non passando per via Bruciatoia, che potrebbe presentare, siccome non è asfaltata, gli stessi problemi d'inverno, ma passando per via della Vittoria e via Dante, sono circa 4 minuti e 20. Allora, la domanda è: siamo disposti per avere dei luoghi più belli? Per avere dei luoghi più esteticamente gradevoli, più funzionali, per avere dei luoghi di incontro come quello di Piazza Bonamici, a sopportare la fatica di dover fare 3 minuti, 4 minuti a piedi per parcheggiare? Io la capisco l'osservazione dei residenti che frequentemente devono parcheggiare, salire in casa, scendere, riprendere l'auto. Ma noi stiamo parlando di un intervento che riqualifica quella zona. E se lo scotto da pagare sono 3 minuti, mi domando se sia un ostacolo, se debba essere un ostacolo a riqualificare, lo ripeto, una delle più belle piazze del paese. Quindi ecco, io spero e sono convinto che la maggioranza dei cittadini abbia desiderio di avere dei luoghi più belli dove poter passare, passeggiare, dove poter poi andare a fare shopping, dove fermarsi magari a leggere un libro, ci saranno dei tavoli dove fermarsi a leggere un quotidiano. Io sono convinto che quello sia un intervento necessario per rendere una parte del paese, Piazza Bonamici, ai cittadini e non alle auto. Vi chiedo di riflettere serenamente su questi dati che vi ho portato, di verificarli se non ci credete. Sono 3 minuti per parcheggiare in Montalloro. Fra l'altro, in questa primavera riasfalteremo la via che porta al parcheggio di Montalloro e quanto prima asfalteremo tutto il parcheggio di Montalloro che oggi è in terra battuta. Pensateci, pensate per favore se davvero non ne valga la pena di avere dei posti più belli per vivere. Stefano ci dice: gli alberi in quella piazza non ci incastrano nulla. Beh, può darsi, Stefano, rimetto intanto l'immagine, eccolo qua. Può darsi che ci incastrino poco, ma servono per separare il posto delle auto dal posto per i cittadini, servono per separare la statale, perché via Dante Alighieri è statale, dalla piazza, servono per dare un po' più di una sensazione più di protezione, ecco, rispetto a lasciarlo a raso. Non so se ci sono altre osservazioni. Marcello dice: preferiranno prendere la multa e camminare 3 minuti. Marcello, può darsi, però l'importante è che l'alternativa sia stata garantita. Matteo, no, non avevo delle borse in mano. Beh, mi domando se 3 minuti con delle borse in mano siano comunque sostenibili. Io credo di sì e spero di sì, anche perché altrimenti a Firenze non farebbero la spesa se non con la consegna a casa di qualche supermercato. Quindi, insomma,
Mi auguro che invece siano ancora sostenibili. Vi chiedo davvero di non lasciare tutto alla comodità. Non abbiamo solo bisogno di comodità, abbiamo anche bisogno di posti belli. Matteo dice: suggerimento, Via della Vittoria, riduzione marciapiede e parcheggio a spina di pesce. Beh, potremmo pensarci, non so se ci sono francamente gli spazi per farlo, però ci pensiamo se quella può essere un'alternativa. Abbiamo anche un'altra idea che però sarà realizzabile solo recuperando diversi finanziamenti, che è la realizzazione di un parcheggio nella zona del mulino, che è già prevista nel nostro regolamento. Vediamo se nei prossimi anni riusciamo a fare quell'intervento che sarebbe risolutivo per i parcheggi di quell'area. Ho 40 anni quest'anno, Matteo, quest'anno scavalco, però ecco, insomma, via, io credo che siano comunque delle distanze sostenibili. Virginia, c'è la possibilità di mettere un fontano dell'acqua come nel parcheggio del campo sportivo? Ora, può darsi mi sbagli, ma secondo me un fontanello già c'è in quella zona. Se no, se non c'è, se non ci fosse, direi che è opportuno. Quindi sì, Virginia, direi che è opportuno, e se non c'è, lo valutiamo seriamente di poterlo mettere, anche perché appunto se vogliamo dare la piazza cittadina dobbiamo anche dare qualche servizio, però se non mi sbaglio già c'è, se qualcuno mi può confermare fra chi mi segue così mi dà una mano. Vi spiego, e per quanto mi riguarda avrei finito, qual è l'iter che abbiamo seguito per questa piazza. Intanto vi ho detto di 511.000 euro è il costo, metteremo a base di gara. Il costo per il comune saranno 120.000 euro, perché lì avremo un contributo di Publiacqua, perché con l'occasione risistemeranno le fognature e le tubature idriche, e poi abbiamo un importante contributo di 250.000 euro dell'Unione dei Comuni, che ha quest'anno dato alcuni contributi ai comuni per realizzare interventi sul patrimonio. Quindi il costo a carico dei cittadini sono 120.000 euro. Prenderemo mutuo ed è il primo mutuo che in questi 4 anni questa amministrazione prende. Per responsabilità avevamo detto che il nostro indebitamento era abbastanza alto, per cui non abbiamo fatto ricorso a indebitamento, però per questo ci sentiviamo di poterlo fare. Unico mutuo 120.000 euro. Noi abbiamo Ora stavo leggendo il commento di Letizia che dice: l'idea mi piace, per i residenti il parcheggio riservato non ho ascoltato dall'inizio, se fosse così tornerebbe una piazza, bello. Allora, no, non potremo riservare tutti i posti a residenti, penso anzi che una parte li metteremo con disco orario per cercare di favorire anche le attività commerciali, però poi se Letizia ti riguarda il video vedrai che per i residenti le alternative sono Montalloro con 38 posti e 3 minuti a piedi, oppure Piazza dei Macelli, che in questi giorni è in fase di ristrutturazione, che dista 4 minuti e 20 a piedi. Questi misurati da me, poi è chiaro, una persona anziana oppure una persona con delle borse o con un passeggino ci mette qualche minuto in più. Quindi abbiamo, ecco, Emilio mi conferma che c'è il fontanello, mi sembrava bene. Quindi abbiamo presentato il progetto alla sovrintendenza, abbiamo fatto, quando ci si è aperta questa finestra di finanziamenti, le corse, perché dovevamo necessariamente farlo entro il 31-12, abbiamo fatto una commissione in comune alla presenza di tutte le forze politiche, abbiamo fatto un'assemblea pubblica con i progettisti che hanno spiegato il piano. Stefano ci dice: allora per separare potete metterci le fioriere, che fra l'altro non perdono foglie e ostruiscono foglie che ostruiscono i tombini. Sì, potrebbe essere un'alternativa anche le fioriere. Dai, vediamo. L'importante è che ci sia la sensazione di separazione. Virginia dice: so che non è del comune ma dell'ANAS, ma via Fabbri quando verrà riasfaltata? Allora no, paradossalmente Virginia è il contrario, cioè via Dante Alighieri è una statale, mentre via Fabbri è una strada comunale. Stiamo prendendo accordi
proprio in queste settimane con ANAS per invertire la gestione delle strade di modo che Via Dante sia una strada gestione comunale, mentre Via Fabbri diventa gestione dell'ANAS. In quel caso ci hanno anche garantito che verranno fatti i lavori di riasfaltatura. Nel caso in cui questa cosa si dovesse protrarre, li rifaremo noi, perché non è più una strada sostenibile per l'asfalto deteriorato che ha. Vi dicevo dell'iter. Questo per dirvi, abbiamo sì dovuto fare le corse, però non è un progetto che viene da oggi, questo progetto viene da lontano e abbiamo parlato con molte persone prima di prendere la decisione. So che c'è una raccolta firme in corso per fermare il progetto. A me non preoccupa, anzi penso che i cittadini abbiano tutto il diritto di dire che non sono d'accordo con il progetto che presenta l'amministrazione. Ci mancherebbe, non siamo in una dittatura ed è bene che i cittadini ce lo dicano quando non sono d'accordo. A me fa pensare un'altra cosa, che quella raccolta firme è presentata da un movimento politico, il Movimento 5 Stelle, che però fino ad oggi non ci ha mai detto niente su questa piazza. Quando abbiamo fatto la commissione non c'è stato sollevato nessun tipo di problema, in consiglio comunale pure ce ne sono stati da quando è stato presentato il progetto, non c'è stato nessun ordine del giorno, nessuna mozione, nessun intervento per dirci attenzione, stiamo perdendo troppi posti auto, perché mi pare che la richiesta sia quella, l'attenzione ai posti auto. Ripeto, richiesta legittima dei cittadini, molto legittima, di un partito, di un movimento che è rappresentato in Consiglio Comunale. Beh, direi che il luogo per fare queste riflessioni, per discuterne insieme, per trovare delle soluzioni è quello delle commissioni, del Consiglio. Ahimè, non ci sono state osservazioni di alcuna sorta in questi luoghi, in queste sedi. Quindi diciamo insomma di possibilità per discuterne, per chi avesse voluto ce ne sono stati. Mi rendo conto che forse con i cittadini avremmo potuto fare anche una seconda assemblea, cerco di rimediare con questo video che sarà sempre disponibile. Nei giorni successivi ho incontrato diversi, rimetto ormai il video, ecco, ho incontrato alcuni cittadini e attività commerciali che volevano avere dettagli sulla realizzazione dell'opera. Fra l'altro i tempi, noi speriamo di andare in gara nel mese di aprile, quando il tempo di affidare lavori nel mese di aprile quando il tempo lo consente, e cercare di ultimarli nell'estate. Sono qualcosa di più di 3 mesi di lavori, diciamo 4 mesi di lavori, probabilmente una ditta, se abbiamo la fortuna di affidarle a una ditta capace, e sapete non possiamo sceglierle direttamente, probabilmente sono anche eccessivi e vorremmo chiudere la piazza il meno possibile, chiaramente. Quindi diciamo dalla fine dell'estate Piazza Buonamici sarà nuova, sarà risistemata. Io non aggiungerei altro se non ci sono domande, insomma, da parte vostra, dicendo appunto e finendo che dobbiamo fare attenzione nelle nostre comunità, nelle nostre città, nei nostri paesi, a non sacrificare tutto in nome della comodità. Noi abbiamo anche bisogno di cose belle. Penso e spero, ma ne sono fiducioso, che questa riqualificazione ci restituisca una piazza bella, una piazza che può essere vissuta dai cittadini, dai bambini, dai ragazzi, e che riqualifichi l'ambiente circostante, dando una sensazione appunto di possibilità di relazione per le persone e non solo di parcheggi. Abbiamo cercato di fare il possibile per recuperare i posti auto perduti e secondo me ci siamo riusciti. Cercheremo, se questo non sarà sufficiente, altre soluzioni, come vi dicevo quella del parcheggio del mulino, ma non sacrifichiamo tutto per cortesia alla comodità di avere l'auto sotto casa. 3 minuti, 4 minuti sono tempi compatibili per chi 2, 3, 4 volte al giorno ha bisogno di parcheggiare per andare a casa. Non mi sembra ci siano altre osservazioni.
Bene, Emilio fa una riflessione, insomma noi siamo disponibili, ecco, se anche a seguito dell'apertura ci fosse la necessità di fare cambiamenti, insomma, non siamo particolarmente affezionati alle cose che abbiamo fatto, se una cosa può essere fatta meglio la faremo meglio. Vi ringrazio e magari la prossima volta ci rivediamo con delle belle foto di Piazza Buonamici riqualificata e ne riparleremo insieme. Ciao!